Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Funimation, Toy Animation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Ascolta, ci diamo una mossa? Quassù si gela. Forse se tu mi aiutassi invece di lamentarti e basta, potremmo... Oh, eccone uno laggiù! Ripensandoci, non siamo costretti a raccattare la prima ferraglia che vediamo. Scusa, ma sei tu quello poco chiaro, sai? Ah, che palle. Allora, Jones, come stanno i tuoi cari? Sempre morti, Chuck. Da 4 mesi. Ah. Faccio proprio schifo con i convenevoli. Già, fai schifo. Lucky Food, che colpo di fortuna! Ehi, giovanotto! Allontanati subito dal mio furgone! Ok, ragazzi, prendiamo questo qui. No, amico, intendevo guidarlo. Oh. Scusatemi. Tranquillo, scegli pure dove sederti. Ricevuto. Sta davanti. Quello non è il davanti, ma ok, amico, va bene uguale. E via, direzione casa di Goku. E invece no, vestiti prima, casa di Goku dopo. Donne, ho ragione o no, C16? Confermo, è una femmina. Lo è come? Essere banale, ma credo che ci converrebbe portare Goku altrove prima che gli androidi lo raggiungano. Con tutto questo su e giù, mi sa che ho fatto confusione. Cos'è successo a Goku? Ah, non ha preso la medicina perché sapeva d'uva, vallo a capire. Già, vallo a capire. Io invece devo andare assolutamente a recuperare Riff. L'ho lasciato sull'isola del genio. Allora, vi piace il mio ramen speciale? Oh mamma, è davvero buonissimo! Che ci hai messo? Un po' di sake, salsa di soia, germogli di soia, ma... Sono delizioso! Ma quanti anni hai? E quindi vado a prenderlo prima che la situazione... degeneri. A presto, Tenshin! Non riesco mai a inquadrarlo! Aspetta, prima di entrare io... vorrei chiederti una cosa! Hai mai pensato che C18 fosse, come dire, un pochino... carina? No. Bene, allora fuori una! Ti avviso subito, sei gentile con la moglie di Goku, certe volte riesce a essere proprio... Sei tu, Gohan! Ah, siete voi! Ok, ammetto, me la sono gufata! Ah? Ragazzi, ciao! Come state? Lei deve essere Yamko, giusto? Siamo con la corda al collo. Non bene, lei? Insomma, un po' giù di corda. Allora spiegatemi, Vegeta ha sconfitto gli androidi? Non proprio. Ne sono spuntati altri 3, hanno rotto le braccia a Vegeta, hanno pestato tutti, io li ho rasclerato e uno di loro mi ha dato un bel bacio. Quello grasso? No, ora c'è una ragazza. Non ti credo. Credo che sia molto meglio parlarne più tardi e portare Goku fuori da qui. Portarlo via? Ora che ha smesso di strillare? Ora però è senza forze. Portiamolo sull'isola del genio, lì non lo troveranno mai! È il secondo posto che controllerebbero! Sentite, siamo a corto di tempo e di opzioni! Non oso immaginare quali atrocità stiano commettendo quei 3 in questo momento! Non ci credo, è persino accostato. No, no, sarà uno spasso, guarda! Voi due, fermi dove siete! Ci è stato segnalato il furto di questo furgone! Siete in arresto! Capo, c'è un altro individuo sospetto seduto nei sedili posteriori! Per la puttana sei grosso! Non puoi metterti al mio posto! Non ti voglio sculacciare! Come ti permetti? Ammanettalo! Capo, abbiamo delle manette più grandi e più... resistenti? Sì, sono nel cruscotto! Ok, avevi ragione. È uno spasso. Piuttosto, che fine avrà fatto Vegeta? Sarà da qualche parte a... Dannazione! Riflettere?
Andiamocene via da qua! E dove andiamo? L'isola del genio! Non è il secondo posto dove andrebbero a cercare? Meno chiacchiere, più gambe! Sono qui per Riff. Dobbiamo allenarci. Ma Ten, il dottore dice che se ti crescono ancora le spalle... Ecco perché non ci andiamo più. Gli androidi sono ancora vivi? Hanno spappolato le braccia a Vegeta. Eh già, è stato commovente. Per il resto, tempo sprecato. Non riesco mai a inquadrarlo. Beh, l'avete sentito, no? Oscar, accedi ad Amazon. Compriamo un cazzottissimo sottomarino. Ok, ma stavolta non puoi vararlo col tuo batacchio. Io lo compro e lo chiamo così! Che palle, fondetevi e basta! Dicevi entrambe le braccia, quindi? Entrambe! Era buona con la B maiuscola, volevo dire brutale! Così brutale da farsela sotto! Oppure farsela e basta! A proposito, Trunks, mi chiedevo, se sei ritornato indietro nel tempo ad aiutarci, significa che abbiamo già fallito! A quanto pare i viaggi temporali non funzionano così. Quindi se io volessi tornare indietro nel tempo ed evitare di fidanzarmi con Marion, non potrei? Non so chi sia, ma no, non puoi. Cioè, potresti, ma non sarebbe lo stesso te. Vedete, quando viaggio nel tempo, io teoricamente finisco in un universo differente. Oh, intendi la teoria del multiverso? Aspetta, che? Già. Ogni decisione crea una nuova ramificazione temporale. Viaggiando indietro nel tempo si entra in un universo parallelo. Ma come fai a saperlo? Ho studiato molta fisica teorica. Anche se questa è praticamente fisica e basta. Bene, allora se hai terminato con fisica, adesso puoi iniziare con biologia cellulare. Ma mamma, le cellule sono noiose. Non capisco. Senza conseguenze effettive nel tuo tempo, perché tornare qui nel nostro a ragguagliarci sul futuro? A parte creare una dimensione in cui il mondo non viene distrutto, mia madre me l'ha detto solo dopo che ero partito per il primo viaggio. E poi ha flirtato con te! Oh, parli del diavolo! È la sua suoneria! Ma che cos'è? Cosa intendi? Questa musica! Non conosci la musica country? No, è questa la musica country! Perché non la suonano più nel futuro? No, dopo la mia nascita questa musica è sparita. Nessuno sa bene come, ma è così. Qualcuno potrebbe rispondere? Io sto pilotando! Ci penso io! Qui parla Krillin! Chiudi il becco, ho delle novità! Sono buone o cattive? Dipende. Trunks è con te? È una telefonata sconcia! Krillin? Sì, è qui con me! Ciao, mamma. Ehi! Mi hai mancato, quattro occhi! Era solo un avvertimento, ciccio bello! Metti giù quel frigorifero! Hasta la porchetta sempre! Già... Comunque, ho appena ricevuto una strana telefonata da un contadino che abita nelle campagne di Gingertown. Dice di aver trovato uno dei nostri veicoli. Wow, è così interessante! Non avrà mica a che vedere con gli androidi che dovremmo far fuori! Se magari stessi zitto... Ti mando la foto via fax. Me la stai mandando via fax? Che cosa sarebbe un fax? Questa sarebbe la vera domanda! Smettila, scemo, e mostrala a Trunks! Cosa? No, non posso crederci! Questa è la mia macchina del tempo! Forse l'hai smarrita! Ma questo è impossibile! L'ho riposta nella capsula! Ne sei sicuro? Ma certo che ne sono sicuro! Vi faccio vedere! No, aspetta! Oh no, è addossato! Si mette la posta scritta! Oh, perfetto! Ecco che ricomincia! È da un po' che ci sto pensando. Cosa faremo dopo aver ucciso Goku? Tutto quello che vogliamo. Nessuno potrà fermarci. Non Goku. Proprio così. A proposito, C16, quanto manca? Mancano 4.092 chilometri a destinazione. Oh mio Dio. Dai, non ti lamentare sempre, sorella. Accendiamo la cara vecchia autoradio. Togli subito questa robaccia prima che mi strappi via le orecchie. Sì, sì, scusami. La musica country non fa per te. Sai cosa? Ora so cosa faremo una volta ucciso Goku.